Come ottenere i compiti dei vostri alunni per tempo? Ai ai ai, carissimi, questo è un cruccio che sto sentendo da alcuni docenti, per cui hanno a che fare con degli alunni un po' distrattelli, un po' distratti, perché questi docenti mi raccontano che inviano le loro lezioni, i loro materiali regolarmente attraverso il registro elettronico, comunque attraverso altre piattaforme che ormai la propria scuola ha istituzionalizzato, quindi i ragazzi sanno che è quella e così via. Alcuni di questi docenti sanno addirittura, vengono a sapere che i loro ragazzi hanno visionato il materiale, ma ahimè continuano a non ricevere i compiti o comunque quello che era stato assegnato ai ragazzi. Allora, ho analizzato un po' la situazione e ho notato che solitamente nel fare questo ci si dimentica di alcune cose. Partiamo dalla prima. Bisogna, nel momento in cui si assegna un compito, stabilire una data di scadenza. Attenzione, non è banale perché solitamente chi lavora nelle scuole è abituato ad una scadenza che potremmo dire è implicita, è insita e nel DNA della didattica, potremmo dire standard, ecco, della didattica in classe, ossia esistono le giornate, esiste l'orario settimanale e così via. Quindi, se io dico quando sono in classe, ok, questa cosa qui la facciamo per la prossima volta, me la fate, anzi, per la prossima volta, allora ecco che è implicito che la prossima volta sarà, basta guardare l'orario settimanale. Quindi già con la strutturazione dei tempi della didattica in classe, già comunque in qualche modo assegna questa scadenza in modo implicito. Nell'online questa scadenza implicita non esiste, ce la dobbiamo costruire noi. Quindi dobbiamo comunque indicare ai nostri ragazzi una data di scadenza ben precisa. Non solo, nella comunicazione, ovviamente utilizzando i canali giusti, di questo parlo in altri episodi, comunque utilizzando i canali giusti, dobbiamo ricordarci anche che comunque la comunicazione a volte è gestita direttamente dai ragazzi, a volte dai genitori. E a volte sappiamo benissimo che la comunicazione arriva ai genitori, ma poi all'interno della famiglia le comunicazioni si inceppano. Allora ecco che dobbiamo prevedere o il modo di rimanere direttamente in contatto con i ragazzi, quando possibile, ovviamente, oppure nel formulare la nostra richiesta di compiti, riuscire a coinvolgere anche i genitori. Quindi non solo dicendo, scrivendo ad esempio un compito, una consegna indirizzata ai ragazzi. Perché il genitore legge, ah sì, stasera lo dico a mio figlio e poi boom. Ma invece anche prevedere, proprio scritto, anche un invito ai genitori, in modo che il genitore si senta anche coinvolto in prima persona. Cioè, lo è già sicuramente, però è un po' un rinforzare il messaggio. Quindi questo è un piccolo accorgimento, con un'attenzione però, perché dal momento che abbiamo detto che a differenza della didattica standard, nella didattica online questo confine geografico, quindi di spazio e di tempo, non esiste, i nostri ragazzi, soprattutto agli inizi, che non sono mentalmente abituati a questo tipo di didattica, probabilmente agli inizi faranno anche loro fatica. In più, soprattutto se parliamo di ragazzi un po' più piccoli, elementari ancora perché ci sono i genitori dietro, ma le medie, che è quel territorio un po' ombra, in cui i ragazzi già vengono seguiti meno dai genitori, perché giustamente il ragazzo sta crescendo, ma il ragazzo stesso non è ancora abbastanza maturo, probabilmente, come potrebbero esserlo poi negli anni successivi. Allora ecco che il ragazzo già di suo tende ad essere un po' pasticcione, un po' distratto. Se noi uniamo questo alla mancanza di un confine tipico del virtuale, capite che la situazione diventa esplosiva. Quindi, soprattutto per i primi tempi, riuscire a mantenere un atteggiamento positivo e di comprensione anche nei confronti dei ragazzi che non consegnano il compito o comunque non svolgono il compito entro il tempo stabilito, proprio perché molto probabilmente ci vorrà un po'. Poi sicuramente sta a voi, visto che voi conoscete i vostri polli,
Starà poi a voi capire se il ragazzo ci sta provando o perché tanto queste cose le fa già poi quando siete in classe, quindi ci sta provando, oppure se è un ragazzo che solitamente consegna le cose, cioè i compiti, comunque svolge i compiti abbastanza regolarmente, con pochissimi ritardi, e allora potete immaginare che anche lui, poverino, stia facendo fatica a stare dietro a questa nuova situazione, questa nuova idea che è appunto la didattica a distanza. Bene, non so che cosa ne pensate, anzi lo voglio sapere, appunto, scrivetemelo nei commenti. Se vi è piaciuto potete condividere, iscrivetevi al canale e soprattutto in descrizione trovate il mio indirizzo email, se volete scrivere direttamente a me, potete farmi domande, esprimere dubbi, chiedermi consigli e serve anche a me per capire di che cosa avete veramente bisogno. Sempre in descrizione trovate il link al mio canale Telegram. Lì io pubblico e segnalo non solo le uscite di questi nuovi episodi, ma anche articoli che io pubblico in giro per il web, ricerche che trovo, riflessioni e così via. Per questo è tutto, noi ci vediamo alla prossima, un saluto da Ivan Ferrero, ciao!